Scotty, sono Chuck Palmer della sezione omicidi e rapine di Modesto. Vedrà un corpo disteso su un tavolo, deve dirmi se è il corpo di suo figlio. È Matt. Gwen è morta. È in ospedale, in gravi condizioni. Da alcuni indizi sembra che sia stata violentata. Avete già chiamato la madre? No, signora. Ma la polizia che fa? Hanno la descrizione di una macchina, pensano che possa essere un ragazzo ispanico. Clandestino. Tony Gutierrez, degli agenti vorrebbero parlare con lei. Signor Gutierrez, vogliamo che suo figlio ci dica cosa sta succedendo. Se tu hai qualcosa da dire, dilla. Adam conosce uno che cercava un'auto per una notte. Noleggiavi la nostra auto. Hector, se non è stato qualcun altro, sei stato tu. Non ho ucciso nessuno. E chi è stato? C'è un nero con una bianca, due tossici. Dice che un bianco è in debito con lui. Non abbiamo fatto niente! Abbiamo quattro sospettati in stato di fermo. Due complici e uno che pensiamo abbia sparato. Signor Skoki, lei aveva un buon rapporto con suo figlio. Abbiamo trovato in casa sua un grosso quantitativo di cristalli di metanfetamina e cannabis. Lui le avrebbe detto di essere uno spacciatore. Devi venire qui, Mac. Parto il prima possibile. La storia che racconta mia madre, di Matt che si è arruolato dopo l'11 settembre, non è vera. Lei l'ha fatto arruolare. Mio fratello si drogava e spacciava, già allora. Che succede? Il battito cardiaco è accelerato, si sta svegliando. Tony, vorremmo lasciare cadere le accuse, ma devi andare alla terapia familiare con tuo padre, ogni settimana. Parlateci. È in una gang, è uno spacciatore, un clandestino. Sono loro a metterci in cattiva luce. È arrivato un mandato per te dal Messico, verrai estradato. Vuoi lasciare lo squadis? Ho chiuso. Sì, è chiuso. Devi fare una terapia e dovrai coinvolgere tua madre e tuo fratello. Non posso respirare con questa gente intorno. La colpevolezza del signor Nix non è così evidente come quando la corte ha negato la libertà su cauzione. Una garanzia di $100,000. Se accetti la nostra libertà, devi accettarne anche le conseguenze. E stai lontano da quella ragazza. Lei non è quella che dici tu. Io amo Aubrey. Non ce la faccio a stare qui. Parlerò con l'avvocato, farò riesaminare il caso, Tony. Devi fare di più. Ora le darò un consiglio. Inviano un ufficiale. Trovi un avvocato difensore privato. Non me lo posso permettere, non ho tanti soldi. È suo figlio. Li trovi. Sapevi che Barba ha una pistola? No. Quando l'assassino di mia figlia ebbe quella condanna, comprai una pistola. Fu così facile puntarmela al mento. La nostra vita non è stata sempre brutta. Forse glielo dovresti ricordare. Entri. Ho trovato delle foto a casa di Matt, vorrei mostrartele. Le cose positive che hanno avuto i ragazzi, ne hanno avute grazie a te. Il procuratore deve dimostrare che tuo fratello ha fatto quello di cui è accusato. Adesso hanno la testimonianza del signor Tones e hanno la pistola. Non è di Carter, non possono affermare che sia sua. La testimonianza di Aubrey Taylor. Questa è la pistola usata per uccidere Matt Skoki. Quando tornò all'auto, Carter aveva questa pistola. Sì, certo. Sì, certo o sì? La pistola è questa, ma Carter non l'ha usata. L'ho usata io. Ho sparato a Matt e a sua moglie.